Bentrovati a filo diretto con il Consiglio regionale della Campania. Il Consiglio si è riunito per il Question Time. La seduta è stata guidata dalla vicepresidente vicario Loredana Raia. Sono state discusse due interrogazioni. La prima, presentata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, sulla fuga dal 118 del personale medico ed infermieristico. La seconda, presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Gambarano, sulla realizzazione della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni Lago Negro. In Consiglio si è riunita anche la Commissione Speciale Anticamorra e Beni Confiscati, presieduta dal consigliere regionale della Lega Giampiero Zinzi. La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità al programma annuale per la valorizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati, presentata dalla Giunta regionale. Ad illustrare il provvedimento è stato l'assessore regionale alla sicurezza e legalità Mario Morcone. La delibera amministrativa stanzia circa 2 milioni di euro per la valorizzazione e il riuso dei beni confiscati, destinati in gran parte ai comuni già assegnatari dei beni confiscati. Un'importante novità è legata al fatto che la Regione Campania entrerà a far parte del consorzio Agro Rinasce per la gestione della Balzana, che è il più grande bene confiscato del Sud Italia, che diventerà polo agroalimentare dei prodotti tipici della Campania. Oggi si riunirà nuovamente il Consiglio regionale all'ordine del giorno, alcune delibere dell'Ufficio di Presidenza, delibere della Giunta regionale per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e poi saranno discusse alcune mozioni e nomine, tra le quali quella del garante dei diritti degli animali e del presidente e dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni. Ed è tutto per filo diretto con il Consiglio regionale della Campania. Arrivederci alla prossima settimana.